Buongiorno a tutti. È un'operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Torino, che ha avuto origine dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e si è incentrata per lo più sui terminali economici degli appartenenti alla locale 'Ndrangheta che insiste nel comune di Volpiano alle porte di Torino. Lo sviluppo di questa attività ci ha poi consentito di investigare su un'altra famiglia di 'Ndrangheta, originaria di San Luca, che era dedita in maniera stabile al narcotraffico internazionale, vedendo coinvolte varie regioni del nostro territorio, in Italia, nonché in Germania e altri stati europei. Dottor Somma, Volpiano, San Luca, piccoli centri però con ramificazioni criminali fino al nord Europa, lei sottolineava. Ci può dare un'idea dei volumi che interessavano questa rete di narcotraffico internazionale? La gestione dell'attività del traffico di stupefacenti era sicuramente intercontinentale, nel senso che gli indagati odierni avevano le loro propaggini fino al Sud America, da dove importavano appunto il narcotico, con grandi guadagni per tutti gli affiliati. Per quanto riguarda il comune di Volpiano, è un comune nell'Interland torinese che in cui da tempo, insomma, è stato acclarato esistere una propaggine della 'Ndrangheta, appunto una locale di appartenenza a quella criminalità. Una sorta di filiale appunto del narcotraffico internazionale. Grazie, dottor Somma, e naturalmente buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.